Ciao a tutti i salmoni e bentornati sul mio canale. Oggi sto qui per darvi una notiziona. Una notizia veramente importante perché... Allora, Fortnite è diventato Fortnite per me. Cioè, voi sapete che chi mi segue su Fortnite sa che mi chiamano RaptorCobra97, quindi hanno inserito i Cobra e quindi è la mia season. Vabbè. La novità è questa, ragazzi, che... No, il cane non scomparirà purtroppo. Il cane romperà ancora di più. Allora, praticamente che succede? Domani sera, ovvero sabato 2, vorrei che ci foste tutti. Tutti quelli possibili e immaginabili. Perché farò una live sul bullismo, ok? Praticamente faremo un live show. Cos'è un live show per chi non lo sa? Il live show è quando uno prende un argomento e ne parla per una live intera. Che ne so, può essere un'ora, 2 ore, senza allargarci troppo. Parleremo di come ho affrontato io il bullismo, parleremo di come si dovrebbe affrontare, del perché nessuno fa nulla, tutte queste cose qua. Va bene? Quindi ci sarà una live per questo. Ci sarà un altro live show. Queste cose qua, no? Di parlare, un talk show, live show, chiamatelo come vi pare, talk show forse è più indicato. Ci sarà un altro talk show in cui parleremo della violenza sugli animali, perché questo è un altro argomento di cui vorrei parlarvi, vorrei che foste presenti tutti. E i video sul canale, questa è un'altra novità, i video sul canale si fermeranno per un po', si fermeranno per un po' perché mi sto aggiornando a livello di pubblico giovanile e a livello di streamer giovani, cioè avendo 22 anni non sono vecchio, quindi non faccio cose da vecchi, fra virgolette, non offendetevi chi ha più anni di me. Però ho intrapreso il percorso dello streaming seriamente perché mi diverte. Quindi ho intenzione di fare le live tutti, almeno tutti i giorni, almeno una live, che sia questi talk show. E praticamente, ragazzi, per chi non è contento perché magari voleva vedere i video di cucina, eccetera, allora, i video di cucina c'hanno un problema, ragazzi, c'hanno un problema, che ci vuole tanto a farli. Non è tanto fare il piatto, perché non è che è il piatto che ci vuole tanto a farlo. Cioè, il piatto a me è una cavolata a farlo. Il piatto a me che ci vuole farlo. Il problema è editing. Il problema è che io, se faccio un video di cucina, lo faccio uscire tra un mese e due. Perché è complicato. A meno che non faccio qualcosa come ho fatto con le mazzangolle, raga. È impossibile, io no, però non è che c'ho, non è che sono uno chef stellato che c'ho 3 miliardi di ricette, raga. Cioè, faccio anche piatti miei, piatti tipo quello delle mazzangole, è un piatto che io ho revisionato, capito? Io. Quindi dovete calcolare anche questo, raga. Cioè, è un piatto che io ho sviluppato e quindi cioè io ho perfezionato, perché il piatto non era proprio così. Me l'hanno fatto vedere in un modo, io l'ho perfezionato. Quindi sappiate che per fare certe cose ci vuole tempo. Poi magari fai un video con impegno, magari fai un video in cui ci spendi i soldi, perché per esempio ho speso un sacco di soldi per l'attrezzatura, perché tutti a dirmi, ma non c'è questo, ma non c'è questo, adesso che c'ho il Blue Yeti che costa più di 150 euro, c'ho il braccio per sostenerlo, c'ho la webcam da più di 120 euro, c'ho la sedia da gaming, c'ho tutti sti cazzi qua, non me... Cioè, non riguarda più nessuno i video. Allora fatemi capire, cioè, come funziona? Non mi sono spostato su Twitch, no, raga? Anche per voi. E poi succede questo? Cioè, questa è un'altra cosa di cui vorrei parlarvi, no? Nel senso, pretendete sempre, uno non spende mai, non spende mai, per una volta che uno spende, boom! Non sono in cura nessuno nel video. Io questo non capisco. Un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è... Io a livello di streaming sono nato su Twitch, a livello di streaming. Però
Però, siccome la mia piattaforma di nascita, fra virgolette, come youtuber, come una persona emergente su internet, perché non mi ritengo aumenti neanche uno youtuber, perché, ragazzi, c'è 413 iscritti, che so. Però, diciamo che il fatto di aver optato per questa piattaforma Stavo lì definitivamente per fare contro. streaming. Basta. Basta. Capito, ragazzi? Cioè, quindi fate pace col cervello chi mi ha capito, cioè chi si sente in dovere di dover far pace col cervello, perché se no non andiamo d'accordo. E l'ultima cosa, allora, vi avevo promesso tempo fa l'home tour. L'home tour, l'home tour, l'home tour. Ah, un'altra cosa prima dell'home tour. Ho speso i soldi per andare a un evento della Sapri Gamer. Era talmente incasinata la cosa che non sono riuscito a farmici una foto. No? Allora per questo, per scusarmi, ho portato dei snack giapponesi che ho pagato pure un sacco di soldi perché sta roba è esportata. Quanto ha fatto? 20 views, poco più. Oh, cioè, raga, non è comunque cucina quello. Non è comunque un vostro interesse. Certo che siete strani, eh. Dopo dite che siamo noi, che siamo da questa parte che sfarfalliamo, non mi sa che pure voi. Ovviamente chi si sente toccato ha capito. Chi non si sente toccato probabilmente o non ha capito o non ce l'ho con lui. Da quando ho cominciato a fare le live ho fatto molte amicizie, molte conoscenze. Vorrei anche ringraziare. Vorrei appunto anche ringraziare alcuni ragazzi che mi sono stati vicini in questi giorni, come Rayen, come Samuel, come Checco, come Mattia, Matt. Non, ragazzi, non me li ricordo tutti. Mario, c'è presente. Cioè, tutta sta gente qua. Io non, purtroppo non mi ricordo tutti i nomi, però vi ringrazio. Vi sto salutando in questo video, bella ragazzi. E vi ripeto, vi ringrazio di cuore perché mi siete stati vicini nei momenti in cui avevo più bisogno, va bene? L'home tour arriverà. Quando arriverà, può darsi anche un anno dopo che mi sono accasato, può darsi. Perché? Perché stiamo avendo dei problemi. Uno, ci sono voluti più di un mese di lavori. Due, i lavori non sono totalmente finiti. Tre, totalmente finiti perché dobbiamo ampliare qualcosa. 3, non abbiamo avuto tempo per fare una se. Ok. 4, ci si è messo di mezzo anche il bimbo. Quindi io personalmente non ho tempo per fare tutto quello che devo fare. E ultima cosa, poi chiudo il video, raga. Scusate. La postazione da gaming e lo studio. Perché faccio due video a parte, vi faccio vedere prima la spostazione. Tanto le pareti dello studio le vedete già in live, le vedete nei video, quindi questo vabbè. Però vedete solo poco, cioè vedete quel poco. Io invece vi voglio far vedere la stanza intera com'è. Capito? Quindi questa è. Allora, praticamente appena ho un po' di tempo, ripeto, l'home tour ci metterà un po' ad arrivare perché raga, chi c'ha tempo? Però possiamo, penso entro aprile se tutto va bene, entro questo mese qua, non lo so raga perché non dipende da me, sono parecchio impegnato. Possiamo fare i due video di cui vi parlavo poco fa, cioè postazione da gaming, che poi deve essere ancora del tutto data una botta di sistemazione, ma piccola, eh. E alla fine anche lo studio, cioè, compreso anche la postazione. Quindi prima vi faccio vedere la mia postazione da gaming senza spoilerarvi troppo, vi faccio vedere la mia tastiera, il mouse, cosa avete già visto, computer, scrivanie, come l'ho disposta, come lavoro, con cosa lavoro, ok? E poi alla fine vi faccio anche vedere tutta la stanza. D'accordo? Va bene, io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video.